quando quest'ora e prima mattina grigia appiccerà sperciando all'occhio tuoi, quando e palume faranno amore in tonnivo deserto e tu trapasserai in to gelo e che sta vita scura, quando e mane meie e dete non mangeranno più l'aria inutilmente supplicando amore, amore. We'll be right back.
se lei te la concede. Se lei avesse il libro, sì, però dalla, dalla... Tu dovresti imparare a memoria tutte, no, beh, Giuseppe, sì. Come, allora, come fa il nostro amico Pasolignano. Infatti, con Chiara abbiamo scritto e interpretato Tragicamente Rosso, appunto un testo sulla violenza delle donne, che debuttammo 7-8 anni fa addirittura, sì, e stiamo andando avanti poi per tutte le città più importanti d'Italia, e continueremo appunto anche nel nuovo anno. Anzi, inshallah, come sì, dicono, sì, 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 inshallah, ci vuole sempre. E a Tuscania faremo, nel Teatro Rivellino di Tuscania, Tragicamente Rosso. Per non parlare di un testo che ancora dobbiamo provare, e che si intitola Claire la Rouge. E quindi avec con, cacao. Sì, con cacao e con anche castagna, castagna, sì, insomma. Sì. Bellissimo. Beh, insomma, a parte questo incontro con Michela, proprio io, sì, parlerei insomma anche quanto è bello comunque questo fatto che voi vi siate incontrati in qualche modo, no? E arte, due arti così, sì, affini, ma anche così diverse. Che cosa ti ha lasciato la Zanarella? La Zanarella, abbiamo iniziato la nostra liaison. praticamente litigando, perché io ero stato interpellato per leggere tutte le poesie dei poeti partecipanti. Iniziava dalle 9 della mattina al Teatro in Scatola qui a Trastevere, per finire alle 20, eccetera, da A alla Z. Arrivata alla Z, io stavo senza voce, sinceramente. La sala era stracolma di gente, anche seduta non sulle poltrone per terra e in piedi. Arrivato lì, gli ho detto: senti, scusami Michela, ma sono senza voce, dovresti leggerti la tua poesia. No, io sono timida, tutta rossa, eccetera. Però me lo ricordo, non c'ero io quella volta, ma mi ricordo quando e mi disse: oddio, oddio. E purtroppo la dovette leggere lei. Dall'odio all'amore. Sì, poi dopo ci siamo incontrati in seguito e abbiamo iniziato a collaborare. Lei, appena arrivata a Roma, venne accolta al Teatro Argo e interpretò Michela Zanarella in recital, e lì coinvolgemmo tutti, artisti come lei, come altre artisti, sì, della televisione e del cinema, ma una cosa veramente bella. Ma io mi ricordo ancora prima, quando Michela, che cos'era, sempre una cosa della Shoah, sì, ed era tutta rossa, perché ancora ti ricordi, sì, si vergognava, sì, lei di essere bravissima. Ma no, sono ancora rossa. Beh, perché fa adesso, perché è caldo. No, perché deve grappa. No, non è vero. Senti, parliamo di, appunto, qui abbiamo tantissimi poeti, sì, quanto è difficile leggere, c'è una castagna dietro le difese, sì, sì. E quanto è difficile e quanto è bello leggere, sì, le poesie degli altri, quanto è facile, quanto è difficile, sì, il rapporto con i poeti, a parte Zanarella, ma ce l'hai in casa. Diciamo che io, che vengo, ecco, adesso esce fuori l'ego, ma non è questo, ma è soltanto per parlare, vengo dall'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, dalla quale uscivo Vittorio Casma, Monica, i grandi del teatro e del cinema italiano. Avevo l'ingrato compito di leggere all'impronta. Orazio Costa e Luca Ronconi dicevano: chiamiamo i Tinca, cioè, ovvero quello che praticamente deve rompere il ghiaccio e leggere all'impronta. Quindi mi davano qualsiasi cosa da leggere all'impronta, e vedevo che i miei colleghi, che erano, vabbè, insomma, la Marchesini, poi tantissimi, tantissimi e importanti, mi guardavano così.
come per dire ammazza questo chi è? Studiato prima. E quindi praticamente, ecco, mi metto adesso in questo momento a vostra disposizione. Se avete voi una poesia da leggere, la leggo veramente. Ecco questa, la mia. Sì. Roma. Dai, dai. Venga da Roma. Bellissimo. Perché okay. Sono un po' raffreddata. Qua, la mostra che appartiene Roma, a tutti, Roma appartiene a tutti. No, perché non, la voce stasera non è... Numerose fontane al ritmo dei passi del mio respiro, ogni dì dissetata dalla nuova riflessione, la cupola ti ammanta, ammaliatrice, bussola del centro, abbraccio disteso all'infinito, il tenero fiume muta lo sguardo, si turba di cupi pensieri lungo le cancellate, lungimiranti invece al castello dell'angelo, a sua guardia, eterna sovrana discesa dai suoi colli, dea, sinebri di gloria alla discesa del Campidoglio, soffio i pensieri e gli affanni, caparbio trono del sole, la quadriga sfreccia sui fori verso le spade guerriere di Montecitorio, lungo Tevere, attraversa la schiena della bruna Madonna, senza tempo è la storia, la superba bandiera ancora intrisa di sangue, ai Lincei assisa al trono dell'eterna città, libera e sola, vestale e santa, dea e regina, eroina e mondana. Dona ancora il suo sguardo di compiuta bellezza. Bellissima la poesia, è bravissima. Grazie, anche in questo caso, diciamo, la poesia, no? Tu sei stato bravissimo, la poesia si leggeva, no? Aveva una bellissima musicalità. Ma questo dipende dai sentimenti del poeta che esprime e incide nella carta l'emozione che vibra in quel momento ispiratrice alla sua poesia. Grazie. Grazie a te, Giuseppe, invece ancora non ci hai detto questo incontro a livello artistico, insomma, quanto ha dato a te Michela. A me piace quando senti le foto e scrivi tanto a me la poesia, perché è realmente la poesia, no? Con la P maiuscola, doppia P maiuscola. Diciamo che... Emozioni. Dai, emozionati. Applauso, dai, molto emozionato. Sei un grande, molto emozionato. Mi emoziono perché vivere con Michela è imprimere appunto dei segni forti nella propria anima e nell'anima dei suoi lettori. Scusate, ma io non se ne voglio più. No, 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 è proprio vero. È un grande amore. Amore, un grande amore, che poi deve essere bene, Michela, io la conosco, abbiamo fatto tante serate insieme e conosco la sua emozione, conosco il suo imprinting proprio sulla poesia, ha quella marcatura, come dire, verace di cuore e mentale. Sì, ma poi ecco, una cosa che la contraddistingue è l'umiltà, è quello. Io la conosco bene. Lei, veramente, adesso lo dico, lei è la presidente della rete italiana per il dialogo del Mediterraneo e partecipa agli incontri alla Farnesina, è la presidente del premio internazionale Le Ragunanze, che sono 8 anni che il comune di Roma mette a disposizione a lei Villa Panfili per la cerimonia di premiazione. Le Ragunanze è un termine barocco usato da Cristina di Svezia, tant'è vero che l'ambasciata di Svezia ci ha dato il suo patrocinio, così come la Regione Lazio, il Comune di Roma, il 12° municipio, Golem Informazione, un autentico spettacolo dove la coreografa in questo caso e
attrice Chiara Pavolini ha coinvolto dei gruppi polietnici in danze, canti, recitazione e dei pezzi recitati da lei che veramente... E scritti da te, grazie. 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 Eppure tu mi chiederai di muoverti tra i petali gialli di quei cespugli sbocciati ieri nel bosco delle nebbie dense, un di rifugio per i tuoi fantasmi. Eppure tu mi sceglierai Caronte, di quel naviglio a punta gialla, traghetto d'incoerenza fermo da ieri, sul turbine torrente delle tue antiche trepidazioni. Eppure tu ti mostrerai distesa sul tuo divano verde accanto al fuoco mostrato ieri per vivere la sfida alle donnine nude sensuali sul canale 900. Eppure tu mi spingerai a rompere la porta dalla cornice verde a guardia del tuo letto dipinta ieri per le tue nuove notti di baldoria. Ingresso a inviti. Oppure tu mi incanterai col tuo dilemma a penna verde, qui tutto o niente, scarabocchiato ieri sul fronte dello scrigno dove è mistero la tua complicità. Il tuo destino è detto, il mio destino è udirlo.